La Primavera del Rinascimento è stata organizzata nel corso degli ultimi 4 anni in stretta collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi, il Museo del Louvre e il Museo Nazionale del Bargello e accoglie circa 140 opere provenienti da tutto il mondo. La mostra è dedicata alle origini del Rinascimento a Firenze e intende mettere in luce soprattutto il primato della scultura. Fatto storico e certo, ma talvolta dimenticato, qui presentato attraverso il confronto con le altre arti e il rapporto sia con i precedenti antichi che con la storia della città. Dopo una premessa dedicata alla riscoperta dell'antico nel corso del 2 e del 300, all'esordio del nuovo secolo, i due rilievi con il sacrificio di Isacco di Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi, finalisti nel concorso per l'assegnazione della seconda porta del Battistero nel 1401, e il modello ligneo della cupola di Santa Maria del Fiore del Brunelleschi, costituiscono il momento fondante del Rinascimento e avviano di fatto il percorso dell'esposizione. In apertura della mostra, il celebre cratere del talento di Cesare, nel Medioevo esposto all'esterno della cattedrale di Pisa, evoca l'esemplarità del mondo classico alla base di questa rinascita. La scultura pubblica monumentale di Donatello, del Ghiberti, di Nanni di Banco, attivi nei grandi cantieri della cattedrale di Or San Michele, costituisce la prima e più alta testimonianza di questa nuova temperie culturale e spirituale. Questa sintonia con il linguaggio formale dell'antichità appare anche in molti temi assimilati e trasformati dagli scultori. Gli spiritelli, piccoli putti o genetti alati, diventano uno dei segni più evidenti del nuovo stile. Trasformati in angeli o cherubini, trovano posto in un contesto sacro, come questi due deliziosi bronzi di Donatello provenienti dalla Cantoria. Questa maestosa testa di cavallo, realizzata da Donatello intorno al 1455, è l'unica parte conosciuta di un monumento equestre destinato al re di Napoli, Alfonso V. Staccati nel 1851, questi affreschi facevano parte di un ciclo di uomini e donne illustri che Andrea del Castagno dipinse nella loggia della Villa Carducci a Sofiano, vicino a Legnaia, alla periferia di Firenze. Nel celebre bassorilievo del 1417, destinato alla base del San Giorgio del Tabernacolo di Or San Michele, Donatello applica per primo la prospettiva lineare brunelleschiana con un unico punto di fuga per ottenere unità compositiva e suggerire profondità spaziale, anticipando l'utilizzo che ne sarà fatto in pittura. Qui Donatello inaugura anche la tecnica dello stiacciato, cioè un rilievo che progressivamente si assottiglia in lontananza, modellando le forme per mezzo di gradazioni appena percettibili ed evidenziate dalla luce, e ponendo così di fatto le premesse per la prospettiva aerea leonardesca. Altro tema che connota fortemente la scultura fiorentina di primo Quattrocento è quello delle Madonne col Bambino. Fino dagli anni Venti, i nuovi canoni stilistici messi a punto dai grandi maestri e illustrati da alcuni capolavori, come la donatelliana Madonna Pazzi di Berlino o la Madonna di Fiesole attribuita al Brunelleschi o a Nanni di Banco, si moltiplicano attraverso l'uso dei calchi, in una produzione sconfinata di rilievi in stucco e in terracotta, destinati alla devozione privata
che consentono, ovunque in Italia e anche fuori d'Italia, una capillare diffusione del gusto per le nuove forme in ogni strato sociale e fondano così un vero e proprio canone estetico. I rilievi delle dolci Madonne bianche che tengono teneramente il bambino con pose varie compaiono sul fondo blu e risplendono alla luce. Filippo Lippi riprende la dolcezza espressiva e il modellato arrotondato dei rilievi di Luca. Sviluppa così l'idea di stagliarne la silhouette contro un'absidiola coronata da valva con una sontuosa esibizione di finti marmi. Questo busto di un eminente patrizio fiorentino dimostra radicali novità formali nell'espressione, nel palundamentum all'antica, nel movimento espressivo della decisa torsione della testa.